Un fulmine a ciel sereno è un colpo pesantissimo per una comunità che ha pagato un prezzo enorme alla lavorazione dell'amianto, che merita che si faccia piena luce sull'accaduto il prima possibile. Così il sindaco di Broni, Antonio Riviezzi, non indagato nell'inchiesta sui lavori di bonifica alla Fibronit, ha definito l'accaduto. Giusto che si approfondisca e si indaghi per accertare le eventuali responsabilità. Certo, questo è un duro colpo, pesantissimo per la nostra comunità e io voglio ribadire la piena fiducia nell'operato della magistratura e anche la piena disponibilità, qualora ce ne fosse bisogno, anche a fornire informazioni, insomma, pur di fare chiarezza il prima possibile, perché la nostra comunità, visto il prezzo altissimo che ha già pagato per le conseguenze derivanti dalla produzione di cemento amianto, merita che su questa vicenda si faccia chiarezza il prima possibile, anche se capisco che dalle prime informazioni, insomma, che ho avuto modo di avere leggendo gli atti, la vicenda è molto complessa e molto articolata. Se fosse tutto vero, dove erano gli enti di controllo? A chiederselo con amarezza il presidente di Avani, Silvio Mingrino, da decenni in prima linea per il sostegno alle vittime dell'amianto di Broni e la messa in sicurezza di tutto il territorio. Pare che non siano state rispettate le misure di sicurezza all'interno del cantiere, forse con anche qualche possibilità di dispersione di fibra all'esterno. Che idea vi siete fatti? Qual è il vostro commento? Innanzitutto, se queste ipotesi fossero davvero fondate, io mi chiedo gli enti preposti di controllo cosa stavano facendo e dove erano. Sicuramente mi amareggia ed è vergognoso, perché qualora si accertassero le responsabilità, questa volta voglio che non. Chiedo alla giustizia che non sia più fantasma, ma che ci sia una vera giustizia e quindi i responsabili, qualora venissero accertati, vengano puniti esemplarmente, perché con l'amianto non si scherza.